Trump's the motherfucker. Se avete bisogno di crediti, passate dal link in descrizione. Se mettete il mio codice coupon avrete un piccolo sconto. Bella! Bella ragazzi e bentornati sul mio canale. Siamo qui oggi con un super big match. Allora, Inter-Palermo. Innanzitutto ragazzi vi esorto a lasciare subito un mi piace per farmi capire che ci siete, perché nello scorso video non siete stati attivi come io mi aspettassi. Però regà, mi raccomando, spaccate il like. Comunque, Inter-Palermo, un super big match della domenica sera. Ovviamente qui dovete pronosticare primo marcatore e risultato esatto sulla mia pagina per il giveaway. Poi ovviamente se volete commentare qui sotto, tranquilli, commentate pure. Comunque l'Inter deve assolutamente vincere per i tre punti, perché deve stare attento dietro che c'è il Milan a un punto che giocherà a Sassuolo, quindi anche il Milan partita non semplice, però sicuramente Inter-Palermo è molto molto complicato. Palermo deve vincere perché sennò si trova in zona quasi retrocessione, cioè una zona che il Palermo non piace, però partita molto delicata e tre punti servono sia all'Inter sia al Palermo, quindi sarà una partita combattutissima. Latino telecronista, si parte e spaccate like, go! Eccoci tornati amici sportivi da San Siro. Inter-Palermo, questa è una bella sfida, chissà come finirà. Inter-Palermo, questa è davvero una bella sfida ragazzi, mi raccomando pronosticatevi sotto, siamo a San Siro. Serata fredda, quindi si dovranno scaldare, sarà tutto il calore dello stadio, il calore dei tifosi. Rodrigo Palacio, presenza 19, un gol. Tanto entrano già le squadre sul terreno di gioco, tutto pronto. Tanto Eder, Riccardi, Palacio, Medel, Condobbia, Melo, Tejes, andiamo alla difesa, Murillo, Miranda, Nagatomo e Handanovic. Vediamo se sarà davvero così, con quel tridente lì davanti che mi piace, Eder, Riccardi e Palacio, chissà. Ecco il Palermo con Gilardino, Vasquez, Pezzella, poi Čoček, Ilemark, Morganella, Maresca, Gonzalez, Vitiello, Andelkovic e Posavec. Tutto pronto. Cioè se il Gila punisce l'Inter o dall'altra parte Icardi. Ragazzi, si parte sul pallone il Palermo. Tutto pronto e si parte. Vasquez la gira subito indietro. Čoček. Eder può andare al cross. Si ferma Eder, lo effetta. C'è in mezzo Icardi, ma Andelkovic. Attenzione, ancora Nagatomo. La ributta in the box, ma non va. Tejes, attenzione, balla cross, in mezzo c'è Icardi, 1-0 Inter, la sblocca proprio lui, Icardi, 1-0. E allora si complica tutto per il Palermo, partita che la vede subito in salita. Qua la portiere secondo me fa una papera assurda. Ed è 1-0 Icardi, 1-0 Inter, al 22esimo, la sblocca Icardi. Allora Girardino, scarica ancora per il Condobbia, subito triangolo per Medel, adesso Icardi. Ancora per Medel, forse ci arriva Tejes, attenzione, no, troppo lunga. Medel la gira per Tejes, attenzione a Tejes, va subito al cross, c'è Icardi, Posavec. E finisce qua, primo tempo, 1-0 Inter con gol di Icardi. Per ora all'intervallo 1-0 Inter, adesso andiamo subito a vedere le statistiche di gioco dei primi 45 minuti. Eccole qua, praticamente ha tirato solo l'Inter, possesso palla anche se ce l'ha leggermente di più il Palermo, però... L'Inter ha concretizzato di più, si va al secondo tempo, spaccate il like, go. Si riparte dall'1-0. Nagatomo con un numero, Nagatomo, se ne va in fascia. Nagatomo può andare a cross, Nagatomo, l'effetto, in mezzo c'è ancora Icardi. Morganella lo chiude. Palla per Medel. Medel la larga per Palacio, ancora per Jovetic. Tacco, attenzione, con Dobbia, tutto solo. L'ha messa dentro per il 2-0. Che azione dell'Inter. 2-0 Inter, con Dobbia, l'ha messa dentro. Golasso. Che assist di Yo-Yo. E poi con Dombia l'ha messa dentro. Portiere non può nulla. Allora si riparte dal 2-0 per l'Inter. Pesantissimo. Adesso vediamo un po' se reagirà qualcosina al Palermo. Cambio nell'Inter. Dentro Biabiani. Si riparte dal 2-0. Allora Maresca la gira per Gonzales. Subito per Čoček. Riparte l'Inter. Attenzione. Felipe Melo può allargarla in fascia. Felipe Melo taglia per Medel. Medel entra in area. Medel. Parte il tiro. Palo. La palla è rimasta lì. Non va. Biabiani si divora il 3-0. Vicinissimo però. Maresca. Andelkovic. La gira. Adesso a cercare Morganella. Attenzione. Morganella al volo. Non va. Vicino al 2-1. Jovetic la sfiora per Biabiani. Biabiani, attenzione, se l'allunga, è velocissimo. Biabiani entra in area. Biabiani può andare al cross. Biabiani, attenzione. Per Jovetic, fermato. Sarà calcio di rigore. Calcio di rigore per l'Inter. Yo-Yo messo giù in aria. Ed è calcio di rigore. Arriva forse anche il cartellino per Gonzales.
Pronto Palacio contro Posavec. Palacio parte il tiro centrale. Erroraccio. Dopo rigore sbagliato contro la Juve. Sbaglia anche stasera. Ancora per Morganella. Si gira. Morganella ce l'ha sul mancino. Morganella allarga per Gilardino. Gilardino cross in mezzo. Attenzione. Tutto di prima. Non va Čoček. Vicino al gol. Ma nulla da fare per il Palermo. Čoček allarga per Maresca. Attenzione. Entra in area. Va al cross. Maresca. Ancora lui. Ci prova. Palla cross in mezzo, c'è Gilardino. La palla è rimasta al muto. Vasquez, palo incredibile. Può rimetterla in the box. Gilardino 2-1 Palermo. Gilardino al 90esimo. Arriva il gol del 2-1. Qua palo incredibile di Vasquez. E poi contro cross. Gilardino non può sbagliare da lì. 2-1, però ancora per l'Inter. Accorcia le distanze, troppo tardi forse il Palermo. Allora 2-1, raga. Si riapre, ma ormai siamo al 90esimo. Non so se. Infatti, l'arbitro dice che può finire così ed è game over a San Siro, 2-1 Inter. Allora ragazzi, game over a San Siro, Inter batte Palermo per 2-1, reti di Mauro Icardi e Condombia. Poi Gilardino al 90esimo, partita che l'ha sbloccata un po' troppo tardi il Palermo, perché sennò poteva essere un'altra partita. Però 2-1 a San Siro, forse il risultato ci sta, perché l'Inter ha tirato di più, ha fatto un altro gioco rispetto al Palermo e questo risultato, a mio avviso, è giusto. Tanto a dire tutto, spaccate like, iscrivetevi perché se non siete game over tutti i link li trovate qui sotto nella descrizione. Mi raccomando, pronosticate sulla pagina per il giveaway, per i crediti, per vincere crediti, ragazzi. Quindi tanto a dire tutto, spaccate like, iscrivetevi perché se no siete game over. Tutti i link li trovate qui sotto, tutti i social, nella descrizione. Tanto a dire tutto. Bella!